Benvenuti su Cinema Talk, dovrebbe essere la quarta, la quinta puntata, non me ne ricordo più. Comunque è il talk show che coinvolge i protagonisti, autori, attori, attrici, artisti, menestrelli vari che riempiono, che sono gli autori degli oggetti, dei film, dei cortometraggi, delle webserie che sono su cinema.club, la nostra scatola del cinema indipendente. Solo film, ricordatevi, tripla A, cioè anarchici, assoluti e autarchici. Questa sera è una serata toscana. Abbiamo l'autore di ben due film presenti su cinema.club, Leonardo Barone. Leonardo, come stai? Ci sei? Ciao, ce l'abbiamo fatta. Eccoci qua, ciao Leonardo. E abbiamo un'altra toscana, un'attrice toscana, Giuditta Niccoli, eccola qua. Ciao a tutti. Ciao Giuditta. Giuditta è un'attrice molto brava, giovane, ma intraprendente. L'ultimo film che hai fatto, Giuditta, è un film, diciamo, sì, horror, vero? Si chiama The Anthropophagus 2, il remake dopo 40 anni di Anthropophagus di Gio D'Amato. Sì. E, diretto da? Diretto da Dario Germani e produzione Alley Pictures. E tu chiaramente sei in tema, perché ti vediamo in un'automobile sotto la pioggia, motore fermo, cellulare scarico, tra poco esatto. Arriva il solito maniaco, se la chiede fa pezzi. Bravissimo, infatti guarda, aspetta, mi guardo bene alle spalle perché ho paura sempre che spunti qualcuno. Leonardo ha un film che è 13 scatti, di cui parleremo un po' dopo, ma ne ha un altro nel premio cinema, che nella rassegna Italia del premio cinema, di cui Giuditta è una, come possiamo dire, un giudice, uno dei giudici. Però, attenzione Giuditta, non puoi esprimerti assolutamente. No, assolutamente. Però almeno dimmi, tu che sei stata una giudice attenta, qual è stata la tua impressione nel totale del premio cinema, che tra poco andremo a decretare, insomma. Allora, diciamo che sono rimasta in generale molto molto colpita, non mi capita spesso di essere chiamata a fare appunto una giurata, no? Anche perché comunque ho poca esperienza rispetto alla, cioè ho tanti anni in cui faccio questo mestiere, perlomeno provo a fare questo mestiere con tutte le difficoltà che ne possono derivare, però ecco appunto esperienza in soldoni più, tra l'altro casualmente in questo 2020, piuttosto che precedentemente. Da questo premio ecco posso dire che ho imparato tantissimo, grazie Nicola per avermi dato e grazie Nina per avermi dato questa opportunità, perché davvero anche per me è stata diciamo, non ti nascondo che è stata una difficoltà anche analizzare il film e dare un mio giudizio scritto, insomma una mia, più che giudizio, un commento, no, su quello, sì. Le mie impressioni sul film e ciò, ti ripeto, mi ha veramente entusiasmato. C'è una cosa che tra l'altro non pensavo di riuscire a cogliere, no? Diciamo, parlando degli aspetti del film, più che altro gli aspetti tecnici che a me non competono, a me compete più che altro ciò che posso, le impressioni che posso avere, piuttosto che eventualmente l'interpretazione degli attori, le sensazioni, più le sensazioni, esatto, le emozioni che mi sono arrivate tramite il film. E ti devo dire che davvero è stata una bellissima esperienza, che spero di rifare, tra l'altro. Giuditta, com'è fare un film horror? Cioè, uno si immagina un attore che fa una commedia, una soap opera, un dialogo, una cosa drammatica, un po' comica, ma un film horror, anche con degli effetti speciali, no? Con cui bisogna interagire, certo. Con questa logica del dover infondere in un certo qual modo ansia, paura, però poi di dover essere estremamente bravi
nel fingere, perché poi c'è il trucco chiaramente, non è che ci si che qualcuno ci spacca lascia in testa davvero. Cioè, insomma, qual è il lavoro dell'attore in questo senso? Che secondo me è un po' più complesso del normale. Allora, in questo caso, allora, secondo me il film horror è un film molto fisico, cioè va rivisto un po', l'espressione personale rispetto a delle situazioni di paura, di difficoltà. Però è interessante perché hai la possibilità davvero di. Cioè, devi avere un'immaginazione forte, Ecco, sì. un'immaginazione che ti porti a fisicalizzare una situazione di paura. E questo, per esempio, nella mia personale esperienza, in che modo riesco a farlo? Io diciamo che vado, la prima cosa che faccio è andare ad immagini del mio vissuto personale. Quindi qual è la situazione che mi ha creato a me, Giuditta, una paura forte? E questo. E poi ecco, però anche durante il Chuck, insomma, è tosta, ma è tanto divertente, tantissimo, proprio tanto anche, c'è cioè, tanto impegno. Però tanta soddisfazione poi e anche ci si diverte, no? Anche a creare circostanze Ma da chiaro, poi ho paura. visto che eravate una troupe, insomma, molto numerosa, tanti Bellissimo, il attori, tante attrici. gruppo. Guarda, Nicola, io veramente un gruppo del genere tra tecnici e attori. Tra l'altro eravamo tutte ragazze, più Monica, bravissima. Che faceva la profess che fa la interpreta la professoressa. E ti dico che ho trovato veramente un'atmosfera serena. È uno dei miei pochi set in cui lo vivo così tanto. Comunque si parla di 3 settimane. Quindi non so in realtà gli altri come siano, però per me è stato veramente. Ho trovato una famiglia perché 3 settimane, poi tra l'altro in situazione di. A ottobre abbiamo girato, quindi in una Vabbè, situazione quindi in il cui periodo pure è più complicato. esatto, perciò comunque fai, cioè stavamo tra di noi perché ovviamente tampone È fatto, chiaro, e poi siete rimasti insomma, isolati. Quindi esatto. è stato un film nel film, immagino, perché poi siete dovuti Bravissimo. rimanere lì e tutto quanto. Poi Poi magari veramente è uscito, non lo so, il mostro, il serial killer, serial quello che è. Magari, però, non vi ha ammazzato veramente perché state qua con noi e no, quindi per significa fortuna, che. guarda. Leonardo, tu hai proprio iniziato con questa idea di interpolare, mettere insieme la recitazione, poi insomma gli attori di carne e di ossa, però con sfondi, animazioni che non sono realistici, che poi è quello che succede principalmente nel cinema horror. È un'esigenza solamente di produzione o anche un tuo, cioè, anzi, è un tuo modo di è un modo di esprimere la tua fantasia? Perché ci tieni così tanto, soprattutto, visto che non ho visto praticamente quasi nulla di, diciamo, di realistico in quello che hai fatto, in quello che fai? Beh, diciamo, io da ragazzino sono stato anche un po' nerd, e diciamo, sono sempre stato appassionato di tecnologia e sono anche stato un grande appassionato di videogiochi. E Ecco. questa mia passione per la tecnologia. Me la sono portata un po' anche nelle mie opere, nei miei cortometraggi, anche nei miei film. Poi con il green screen, con la tecnica del chroma key, come tu sai, ho un feeling molto, molto particolare. A tal punto che nel 2017 realizzai un cortometraggio che era un horror ambientato nello spazio, che si Sì. chiamava Black Sì, l'abbiamo Hole. visto. E completamente girato con il green screen, E con il però chroma key. in questi tuoi film tu non rinunci mai all'ironia, al surreale, cioè anche nel modo di recitarlo, non crei atmosfere neanche lontanamente realistiche.
Beh, diciamo che all'inizio è stato un po' il mio marchio di fabbrica, Ecco, già. il mio stile che mi personalizzava. Penso che non solo fosse stata per una questione di passione per la tecnologia, ma anche diciamo una necessità all'inizio che era quella di soppesare con gli effetti digitali alcune lacune che avevano le mie prime opere. Per esempio, all'inizio nella recitazione, nella regia erano un granché, Sì, però ho se capito, cercavi di equilibrare quelle che secondo te erano due mancanze, che però possono esatto. diventare, anzi diventano sicuramente ogni volta anche dei, se uno poi piano piano le affina, dei marchi di fabbrica, cioè uno stile, ecco. Giulietta, tu invece, qual è il tuo marchio di fabbrica? Cioè pensi no, non dico di aver raggiunto una maturità, perché gli attori la maturità non la raggiungono mai, però la tua, diciamo, definizione, nel senso in cosa ti senti definita come attrice? Sto facendo tuttora e continuerò a fare un lavoro proprio su di me, sullo sviluppare internamente quella sensibilità interiore, quell'empatia, cioè è proprio un lavoro che io ho dentro, cioè che io ho delle caratteristiche, queste caratteristiche, ovvero la sensibilità. Mi ritengo una ragazza molto, molto profonda, ma proprio perché è ciò che ho potuto realizzare e vedere di me in delle situazioni piuttosto che in altre, perché la sensibilità è una chiave per poter arrivare al punto di un personaggio. Rispondo così anche se non ho la risposta esatta, ecco, anche se non ho Vabbè, la risposta ma esatta. tu se qualcuno, cioè ecco, io chiedo a Barone, tu fai un film, hai bisogno di un'attrice intorno ai 20 anni, eccetera, eccetera, tu guardi Giuditta per dire, e per che cosa la prenderesti? Così al volo, dice io la prendo perché? Perché In più. io ho una Io sensibilità che non lo so, poi insomma, lo so che cosa hai in riesco. più, tu hai la passione in più. La passione, quella ci vuole, quella è una costante, bisogna averla Non negli credere, non ingredienti. ce l'hanno tutti, si fa l'attore, si fa l'attrice, il cineasta, Certo. per tanti motivi. Senti, i toscani cosa hanno in più in questo senso allora? Visto I che toscani i toscani sono sono. tanti nel cinema, eh? Tanti Sì. anche di grande successo. Sì, è vero, è vero. I toscani sono. Non si buttano. Ecco, i Ah, ecco. toscani fanno, senza pensarci troppe volte. Dicono. Non hanno tanti peli sulla lingua, ecco. Vi ringrazio per essere state con noi. Grazie a voi, mi sono fatto onore. E mi raccomando, sempre in gamba. Tanti auguri a tutti, ciao Dina, ciao Leonardo, Ciao, grazie. ciao Ciao Zita. caro. Leonardo, ci sei? Sì, ci sei. Io vedevo, mi devo ripetere, e tu hai questa esigenza quasi di fare cinema, ma contemporaneamente di fare appunto il game designer, il videogame designer, cioè effettivamente di disegnare sfondi virtuali, atmosfere virtuali, tutto quanto. Addirittura in 13 scatti, no, non ne sveliamo la trama, però c'è una continua, un continuo uso dell'effettistica speciale, l'effettistica video, cioè 13 scatti fondamentalmente è un film quasi d'animazione, direi, o sbaglio, comunque di interazione tra
l'attore in carne rossa è molta animazione. Beh, sì, sai, io sono un po' masochista perché mi scelgo sempre delle sceneggiature molto difficili da mettere in scena. Quello, quindi hai avuto bisogno di tanto lavoro. È un lavoro che fai tu. Sì, esatto, faccio tutto io. Tu sei veramente l'autarchico per eccellenza. Tu sei proprio il tripla A, no, autarchico, anarchico assoluto, perché poi tendenzialmente non mi sembra che tu lasci troppo spazio, come posso dire, agli altri, ma non in maniera, non lo dico in maniera negativa del termine, ma veramente hai un bisogno di esprimere totalmente la tua idea e la tua personalità, giusto? Sì, esatto, praticamente l'unica cosa che non faccio sono le musiche, quello le lascio comporre ad altri. Ti piacerebbe fare un film con tanta altra gente, con una troupe, con persone che fanno altri lavori, insomma, ti pesa accentrare tutto o tutto sommato è la cosa che ti gratifica? Ma diciamo all'inizio era più che altro una necessità, perché non lavorando in un team, non avendo un gruppo, ho dovuto per forza imparare a fare un po' di tutto. All'inizio andava bene così, perché comunque io sono sempre stato appassionato di tutte le cose per quanto riguarda la costruzione di un film. A me piace tantissimo scrivere, piace fare il regista, piace interpretare quando ritengo che una parte sono in grado di farla, e piace tantissimo anche fare il montaggio e ovviamente anche lavorare agli effetti digitali. Io ho trovato così delle affinità, ce ne sono anche altre persone come te, ho visto l'uso del green screen e quindi degli sfondi digitali mi hanno richiamato negli ultimi anni alla memoria moltissimo il lavoro originale di Georges Méliès. Cioè, mi sembra che ci sia, come io insomma teorizzo da un po', una sorta di ritorno alle origini nelle tecniche del cinema. Poi è la tecnologia che è cambiata, ma mi pare che in realtà si sia tornati alle origini del cinema. Cioè tendenzialmente hai gli sfondi dipinti, diciamo, che poi che siano dipinti dal vero o siano dipinti digitalmente poco importa, alle animazioni sempre di sfondo. Trovo che ci sia una sorta di ritorno a queste tecniche principali della cinematografia. Ciò significa che tutto sommato il cinema in realtà sembra molto cambiato, ma in realtà è pochissimo cambiato. Poi per le affinità per quello che riguarda proprio le figure, appunto una figura come Georges Méliès, che faceva tutto da solo, somiglia molto alla tua figura, e soprattutto al bisogno di esprimere un cinema fantasioso, come ti posso dire. Perché tu fai solo cinema fantastico, non mi dire che fai qualcosa di realistico. No, diciamo, io mi ispiro moltissimo ai film d'azione degli anni 80-90, i classici film americani che andavano di moda a cavallo tra gli anni 80 e 90. E diciamo, il cinema d'azione comprende un po' tanti campi, l'horror, la fantascienza, il fantasy, il thriller. Però diciamo non mi sono mai allontanato da questo, tranne che con Romeo, un regista del Festival. Sì, infatti. È una commedia che però anche lì faccio un buon uso di effetti digitali. I tuoi invece set, quando decidi di girare, resti sempre nella tua zona? E poi dimmi una città, un set naturale in cui ti piacerebbe girare qualcosa. Ma io di solito giro in Toscana, anche se per esempio girando Romeo mi sono dovuto spostare. Ho fatto delle riprese anche nel Lazio e anche a Padova, però diciamo il punto focale di ripresa è la Toscana. L'indipendenza è una tua necessità? Se domani venisse, non lo so, La Sony,
e ti dicesse, guarda, vogliamo che tu realizzi questa cosa per noi, però la fai come diciamo noi, tu la devi solo realizzare, non puoi metterci un attore che può, non puoi scegliere attori, non puoi scrivere una riga, però ti dà molti soldi, chiaramente lo fai, te lo dico io, perché pure io lo farei, chiaramente sì, però arriveresti a rinunciare a una cifra importante pur di mantenere il controllo, la tua idea, la tua filosofia per un film? Ma sicuramente sì, ovviamente se mi chiamasse la Sony anche io come te ci andrei. Sì, infatti io ho fatto un discorso assurdo. Però mi piacerebbe trovare un produttore che credesse in me e che però non mi vincolasse più di tanto sulle Ho scelte capito. del cast. Bisognerebbe. Ho capito. Vabbè, questo è un po' il, diciamo così, l'aspettativa, anche un po' il sogno di tutti quanti, di tutti gli Certo. autori indipendenti. Guarda, tu come lo immagini questo futuro, diciamo, della videografia, chiamiamolo cinema, chiamiamolo televisione, chiamiamolo serie TV. Questo futuro tu come lo immagini? Immagini sempre le sale cinematografiche, molte, moltissime, poche, le immagini invece chiuse. Come immagini che ci possa essere una possibilità di produzione al di fuori della filiera tradizionale, che poi tra l'altro nemmeno esiste più, chiaramente. Beh, diciamo, io sono sempre stato un bastian contrario rispetto a molti registi. Per esempio, io sono uno che i film ho sempre preferito guardarli a casa mia. Io mi ricordo anche quando eravamo ragazzini, erano più le volte in cui andavamo a noleggiare un film e ce lo guardavamo a casa di quando andavamo al cinema. Cosa stai preparando, Leonardo? Ma adesso sono in attesa di una nuova collaborazione. Con uno scrittore inglese il quale mi sta scrivendo la sceneggiatura del mio prossimo film che spero di girare nel 2021, Covid permettendo. È una collaborazione interessante perché lo scrittore che si chiama Ethan Michael Carter ha lavorato a Hollywood per molti anni e attualmente è stato assunto dalla Disney come scrittore. Come Quindi, lo hai trovato? Come vi siete trovati? sinceramente, mi ha contattato lui. Davvero? Sì. Cosa ha visto? Cosa lo ha colpito? Ma diciamo, ci siamo conosciuti in un ambito diverso dal cinema, perché entrambi, diciamo, condividiamo, la passione per le arti marziali. Ah, ecco. Diciamo, io 5 anni fa misi un video dove eseguivo delle tecniche su YouTube. Non so come mai. Tecniche di cosa? Cosa ti piace? Cioè, tu cosa fai? Di arti marziali, colpi a mano aperta e via Sì, è dicendo. che qual è l'arte marziale che pratichi? Diciamo, io ho fatto un po' di tutto, karate, jiu-jitsu, Ah. diciamo. Non si sa come mai questo video fece 20.000 visualizzazioni, mai successo in tutta la mia vita. E lui lo vide, iniziò a contattarmi e poi chiedendomi l'amicizia su Facebook si rese conto che io trattavo anche il cinema e da lì è nata questa collaborazione. Ed è pronta questa sceneggiatura, è pronta questa. No, cioè nel senso, quanto tempo ci vuole per farti iniziare a lavorare? Lui mi ha detto che dovrebbe consegnarmela entro la fine di gennaio. Ah, vabbè, quindi relativamente presto, insomma. Sì, diciamo, poi avrò da tradurla perché lui me la consegnerà in inglese. Ah, già, poi dovrai tradurre. Non hai intenzione di girare in inglese? Lui me l'ha proposto, però io gli ho detto che probabilmente con un budget praticamente così striminzito trovare. Attori, eccetera, deve essere un po' più complicato. Avevano un buon inglese sarebbe stato molto difficile. Hai già la casting list, già sappiamo
se ci sono giovani, vecchi, Sì. giovani, donne, uomini. Sì, il casting dovrebbe essere quasi completato, sì. Noi chiudiamo, lasciamo a cinema.club, ai suoi film, a tutto quello che c'è dentro e anche alle altre piattaforme di streaming, perché lo streaming, sia chiaro, è un modo per far sì che il cinema sia sempre disponibile, resti lì, non venga messo un giorno in una sala e poi scompaia per sempre, come è successo per tanti anni. Questa è la cosa che bisognerebbe capire. Lo streaming aggrega e sedimenta le opere cinematografiche. Quindi tutte le aziende, le aziende, i gruppi, le associazioni, i centri culturali, le cineteche come quella di Bologna, che stanno facendo questo enorme sforzo per farci vedere delle cose che altrimenti noi non potremmo vedere mai da nessuna parte, perché dovremmo, diciamo, sottostare alle logiche sia delle distribuzioni in sala, sia di quelle, diciamo, televisive. Ecco, lo streaming ha liberato il cinema. Questa è la cosa che è importante che molti capiscono, perché altrimenti significa che non si comprende quanto sia importante questa nuova era della cinematografia. Ti saluto. Ciao Ciao Nicola. caro. Ciao. Ciao.